si parla di nuove tecnologie si apre un mondo meraviglioso, si vede il progresso, si vedono i vantaggi che si possono avere da queste nuove tecnologie, e chi si permette di fare una qualche osservazione critica o di avere qualche dubbio viene visto con un po' di sospetto, come chi è contro qualsiasi forma di progresso e vuole continuare a comunicare con i segnali di fumo. Per introdurre l'argomento mi sono avvalsa della cinematografia. I più adulti presenti in sala ricorderanno sicuramente un film diretto ed interpretato da Alberto Sordi del 1980, Io e Caterina, in cui il protagonista, un maschilista, abbandona moglie, amante e domestica e la sostituisce con un robot tutto fare dalle fattezze femminili, che però improvvisamente manifesta anche dei sentimenti molto umani, perché diventa gelosa del suo padrone, perché è un robot talmente raffinato da essere capace di acquisire autonomia rispetto alla sua configurazione iniziale. I più giovani invece penso ricorderanno un film del 2013 ambientato nei nostri giorni dal titolo Her, in cui il protagonista, che si chiama Theodore, quando una nuova generazione di sistemi operativi animati da una intelligenza artificiale molto vicina a quella umana viene messo in commercio, sviluppa una relazione amorosa con questo sistema operativo, un sistema operativo che addirittura si dà un nome molto suadente, Samantha, perché è in grado di autoprogrammarsi, quindi è un sistema operativo che si appartiene, questo indica il titolo del film. Quindi parliamo di cose intelligenti. Immaginiamo quindi un mondo dove la macchina si guida da sola, dove il frigo ci avverte che ci manca il latte per la colazione dell'indomani, un letto che magari ci culla per farci addormentare più facilmente, le serrande che si abbassano quando cala la sera, o il riscaldamento che è così intelligente che, come ci vede arrivare la sera, si accende immediatamente. Io però di fronte a tutto questo mi sono fatta delle domande e mi sono detta: ma si tratta di una tecnologia al servizio dell'uomo o è l'uomo al servizio di questa tecnologia? È l'uomo che domina la tecnologia o è la tecnologia ad avere il dominio sull'uomo? Ed è una tecnologia che ci aiuta davvero a migliorare il nostro vivere quotidiano, oppure è una tecnologia che condiziona il nostro vivere quotidiano e le nostre scelte? E poi mi sono detta: e immaginiamo se a un certo punto la macchina mi conducesse dove vuole lei e non dove io le ho chiesto di trasportarmi, o immaginiamo le serrande che si abbassano anche durante le ore diurne, o la lavatrice che imposta i programmi a suo piacimento e non come io le ho chiesto di fare. Insomma, se un giorno le cose intelligenti opponessero la propria volontà a quella umana? E poi mi sono anche detta: ma se io voglio le tapparelle sollevate anche durante le ore notturne, perché mi piace vedere il cielo, le stelle, la luna, perché mi ispirano a scrivere poesie, oppure non voglio il riscaldamento acceso neppure d'inverno perché patisco il caldo. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che quando si parla di tecnologia, secondo me, il discrimine è proprio la libertà di scegliere se essere connessi o disconnessi, se utilizzare le cose intelligenti o continuare ad usare le cose tonde, tra virgolette. Cioè non essere obbligati a. Il discrimine quindi è mantenere la propria libertà di non far sapere
dove mi trovo, con chi mi trovo, cosa sto facendo. Saprete che oggi, no, le compagnie assicurative, per abbassarvi la retta semestrale, vi propongono di inserire nella macchina un GPS. Però molte persone, pur di pagare meno, si fanno inserire questo dispositivo. Voi praticamente siete tracciabili in qualsiasi momento. Chiunque può sapere dove voi vi trovate in quel momento. E il discrimine è anche comprendere quello che è davvero utile per noi, per migliorare la nostra qualità di vita, oppure ciò che altri vogliono che sia utile per noi, ma che utile in effetti non lo è. Cioè, francamente, di un frigo che mi dice che manca il latte, non so di che grande utilità sia. Se non ho il latte mangerò un'altra cosa, non mi sembra che sia la fine del mondo, ecco. Perché, come anticipava Roberto, la tecnologia 5G segna proprio un vero salto generazionale in termini tecnici, perché è una tecnologia che non solo garantirà un aumento della velocità di connessione, ma consentirà a milioni, miliardi di dispositivi di essere connessi contemporaneamente, favorendo quello che è il fenomeno dell'IoT, cioè dell'internet delle cose. Quindi tutte le cose avranno dei sensori, rileveranno tutta una serie di parametri, questi parametri poi verranno messi in rete, perché tutti questi oggetti sono connessi ad internet, questi dati verranno raccolti, processati ed analizzati per far svolgere a quell'oggetto le azioni conseguenti, e verranno anche archiviati. E anche qui mi sono fatta una serie di domande. Chi farà tutto questo? Cioè, chi processa i dati? Chi li raccoglie? Chi li archivia? Dove vengono archiviati? Tutto questo lo faranno le compagnie telefoniche? E chi ci garantisce che poi questi dati non vengano usati contro di noi, anche magari in maniera illecita? Chi ci garantisce che non ci sarà una vera e propria invasione della nostra privacy, proprio in un periodo in cui noi parliamo e ci riempiamo la bocca di tutela della privacy, e che non ci sia anche un condizionamento subliminale delle nostre vite? Cioè, qual è il prezzo che dobbiamo pagare per avere più comodità? Questo è giusto, è un interrogativo che è giusto ciascuno di noi si ponga. L'ambito di applicazione, quindi, della tecnologia 5G è molto ampio, perché si passa dalle smart city, quindi le città intelligenti, alla smart mobility, alla smart building, quindi i palazzi intelligenti, alla smart health. Quindi hanno campi di applicazione molto ampi. È una tecnologia che assicura una bassissima latenza, inferiore ai 4 millisecondi, e una elevata capacità di carico-scarico dati. E tutto questo viene garantito proprio dall'utilizzo di radiofrequenze fino a 300 GHz, che fino ad ora non sono mai state utilizzate, che consentono un aumento esponenziale della velocità, però hanno come controindicazione, rendono più difficile la propagazione, perché sono maggiormente sensibili agli ostacoli, e questo giustifica il fatto che siano necessari un maggior numero di celle. E quindi è una tecnologia che necessita di una fittissima rete di stazioni radiobase in tutti i centri urbani. Quindi in definitiva avremo delle mini antenne con una diffusione capillare, in maniera tale da garantire che fino a 1 milione di dispositivi siano connessi contemporaneamente per chilometro quadrato. Le caratteristiche di questa nuova tecnologia giustificano il fatto che la tecnologia 5G sia strategica
per detenere la leadership dell'intelligenza artificiale. E chi avrà il controllo sulla tecnologia 5G si impossesserà di un mercato vergine che ancora non ha concorrenti e che vale trilioni di dollari. Dietro il 5G quindi c'è la corsa al potere economico e politico. Non a caso avrete sentito parlare della guerra fredda fra Cina e Stati Uniti, con gli Stati Uniti che accusano la Cina di voler utilizzare il colosso della telefonia Huawei a scopi di intelligence nazionale. E secondo i sospetti, insomma, degli Stati Uniti, il governo cinese avrebbe chiesto al colosso della telefonia di incorporare dei backdoor nei loro apparecchi proprio per violare i sistemi e accedere a dati a cui altrimenti non accederebbero. E che si tratti sicuramente di una tecnologia che garantisce il controllo, il potere, lo dice anche un memo del generale James Jones all'Atlantic Council. Jones ha scritto: la corsa per le reti 5G ha assunto un livello di importanza simile al progetto Manhattan, quello per la realizzazione della bomba atomica, e agli sforzi per portare l'uomo sulla Luna. Quindi non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di cose molto reali, perché lo cyberspazio è il quinto dominio su cui si sta cercando di avere la leadership. Quindi dopo il dominio dei territori, del mare, dell'aria e dello spazio, adesso si cerca il dominio del cyberspazio. Il rapporto CLUSIT dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, promosso dall'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Informatica, relativo all'anno, quello presentato nel 2018 e relativo all'anno 2017, ci dice che ci sono stati oltre 500 miliardi di dollari di danno conseguenti a crimini informatici a danno di 1 miliardo di persone nel mondo. Rispetto al 2011, anno del primo rapporto CLUSIT, nel 2017 i crimini informatici sono cresciuti del 240%. Si tratta di crimini che si realizzano in vario modo, dalla semplice estorsione su privati, quando praticamente si impossessano delle vostre mail e per restituirle vi chiedono un riscatto, sino ad avere proprie azioni di spionaggio governativo ed industriale, e sino alla discesa in campo degli stati con azioni di sabotaggio ed alterazione della percezione dell'opinione pubblica tramite la diffusione di fake news. Il rapporto CLUSIT del 2019 sottolinea come siano aumentati notevolmente i crimini informatici che vedono al centro il mondo sanitario. Sono aumentati addirittura del 99% rispetto al 2017. Quindi siamo arrivati, diciamo, al giro di boa, nel senso che le scelte che faremo oggi ci consentiranno di capire quale sarà la sostenibilità del digitale nel futuro. Voglio leggervi un breve passaggio del rapporto CLUSIT, che dice appunto che il problema non è tanto tecnologico ma culturale ed economico. Dovremmo superare l'idea che il progresso della tecnologia dell'informazione e comunicazione sia un bene a priori, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Dovremmo pretendere che esecutivi, parlamenti, organismi sovranazionali, dopo decenni di latitanza, riprendano in mano le redini della questione e definiscano la strada da percorrere per lo sviluppo di tali tecnologie in base agli interessi dei cittadini, dettando regole, legiferando opportunamente, vigilando sull'applicazione delle norme,
così come si fa in qualsiasi altro campo, senza lasciare decisioni così critiche in mano ai consigli di amministrazione delle multinazionali high tech. Quindi sono i governi che devono decidere cosa è meglio per i cittadini, che devono condividere le scelte con i cittadini, spiegando vantaggi e svantaggi, rischi e benefici, non come nel caso della scelta di Cagliari, in cui la scelta è piovuta dall'alto. E il rapporto Clusit fa anche un'osservazione molto critica nei confronti dell'Italia, che viene considerata come un vaso di coccio fra i vasi di ferro, proprio perché fino ad oggi è mancata una visione strategica commisurata al contesto. Ed infatti l'Italia, rispetto ad altre nazioni europee come Francia, Germania, Gran Bretagna, che ostacolano in qualche modo l'ascesa di Huawei e pongono attenzione al problema della sicurezza della tecnologia 5G, l'Italia invece inaugura la via della seta digitale, stringe stretti rapporti commerciali con la Cina e mette a bando le frequenze 5G. Quindi, per concludere, il fatto che anche la Sardegna e Cagliari nello specifico sia stata prescelta per questa sperimentazione deve farci fare salti di gioia, dobbiamo sentirci lusingati e privilegiati. Lascio a voi la risposta.